Bestiario della Terra è il mio meta opera per il Reggio Palma Festival. Un progetto che crea un viaggio, una durata di 6 mesi, svolgendo tra il territorio reggiano e quello di Parma in numerose manifestazioni. Quattro mostre monografiche, monografie corali si può dire, perché realizzate con un stretto dialogo sia con le eccellenze artigianato locale che con Fondazione Teatro di Reggio Emilia, Teatro 2 di Parma e Teatro Reggio di Parma, con tutto l'equipe creativo e poi per arrivare a appropriazione totale delle teatri, installazioni e interventi vari per creare un viaggio che da una parte nasce proprio dal territorio. Il bestiario, basta pensare alle zoforo, nelle Antelami, nel Battistero o qua nella collezione Spallanzani. Posso proiettare cosa avuto in mira, che la mia distribuzione metodica sia fatta in E dall'altra casa, parte nasce e proprio ecco del che non dispiace questo all'occhio confine che diventa più e distante più che con la attuale serie tra l'uomo e golgotha l'animale, rimasi, dove comincia l'uomo, finisce genere e l'animale. spezie. Dove riuniscono l'animale e l'uomo, chi è il mostro, che cos'è l'essere ibride e così via. Da un punto di vista chiede la prima domanda: che cos'è un corpo? Che cos'è un corpo? Come percepiamo una cosa come un corpo? E cosa vuol dire gli organi rispetto a un corpo creato nella mente, corpo anatomico e corpo poetico? Anatomie squisite chiamano i cadaveri esquisiti. Che questo gioco surrealista in cui c'era la combinazione di vari elementi per creare un metacorpo. E quindi il gioco che porta all'infanzia. E quindi da una parte l'infanzia, il gioco, dall'altra parte il corpo. È una cosa molto importante dentro Anatomie Squisite è la parte del dialogo con lo spazio, ma anche con le collezioni dei musei civici, soprattutto della collezione Spallanzani. Questo grande scienziato mitico, anche citato da Hoffman. Era ossessionato della ricerca anatomica e quella degli animali. E qui dentro la mostra ci sono praticamente un allestimento d'artista in cui le opere che ci sono dialogano con la collezione. Un corpo centrale di questa mostra sono i cadaver esquisse, che devo ringraziare un assistente di nome Amina che ci ha portato questo termine e che mi ha dato molto stimoli, perché in realtà il concetto del ibrido era molto molto presente nelle mie opere.
è quasi un flusso naturale per me da trovare. E questi cadaver esquisse che ho realizzato, 20, sono presenti in tanti medium e linguaggi diversi, da cartapesta alla ceramica, da murales alla stoffa, da legno al burattino.